Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho già registrato l'intro, ma poi mi sono accorta che lo stavo registrando, quindi lo rifaccio un'altra volta. Cioè, per fortuna in realtà ho detto solo un paio di frasi, poi la macchinetta si è spenta facendomi capire che in realtà non stava registrando. Allora, voglio provare insieme a voi le cosine che mi hanno mandato da Machillalia. Avete visto il video la settimana scorsa sul canale, mi hanno mandato un sacco di cosine e voglio appunto provarle insieme a voi. Lo farò in modo tranquillissimo, non si tratta di un video recensione, quindi non darò delle opinioni del tipo "Oh mio Dio, dovete assolutamente comprarlo perché è il prodotto più bello che esista". No, è la prima volta che li provo, quindi ovviamente non so dirvi nulla di più oltre a quello che vedete in questo video. Prendetelo come una sorta di, invece di provarli da sola nella mia camera, li provo insieme a voi e vediamo che cosa esce fuori. Allora, prima di iniziare con questo video, voglio aprire un pacchettino che mi è arrivato da My Jolie Candle. Non l'ho ancora aperto, mi sono trattenuta. Ho soltanto tagliato come si chiama, lo scotch, proprio perché qui c'è il mio indirizzo, se no mi venite a spiare a casa. No, non è vero, sto scherzando. Ho soltanto tagliato qui per vedere se si trattava appunto di quel pacchettino. E sì, effettivamente è proprio lui. L'unica cosa che ho visto e mi sono accorta che era appunto il pacchettino di My Jolie Candle è questo cartoncino qui. Quindi non ho ancora visto come è fatta la candela all'interno. Sono contentissima di collaborare insieme a questo brand perché secondo me è un concetto davvero carino. Fatemi leggere un attimo che cosa dicono sulla cartolina, così magari so dirvi qualcosa in più. Allora, praticamente è una candela con all'interno un gioiello di cristalli Swarovski. Potete scegliere sul sito se prendere la candela, potete scegliere la profumazione e poi ci sono quelle con gli anelli, quelle con le collane, con i bracciali e con gli orecchini. Praticamente funziona così: accendete la candela profumata, quando appare la bustina, spegni la candela e ritira la bustina con le pinzette. Mi raccomando, non ci andate con le dita, altrimenti vi ustionate, e scopri il tuo gioiello. Sono confezionate a mano con cera naturale al 100%, vabbè, scusate, vegetali. Io sto girando le frasi un po' come mi pare a me, non è scritto nell'italiano che vi sto dicendo io. Prive di OGM. Per offrirti una combustione sana utilizziamo degli stoppini di cotone al 100% e certificati senza piombo. Tutte le nostre fragranze sono elaborate a grasse nella migliore tradizione dei profumieri. Credo sia una città francese perché mi hanno scritto dalla Francia. Più di 20 profumi da scoprire, per ognuno ci sono 4 possibilità di gioielli, come vi dicevo, e ogni mese proponiamo un'edizione limitata, profumo nuovo, design nuovo e gioiello nuovo. Allora, secondo me è un concetto davvero carinissimo. Ne ho sentito tanto, cioè si sente il profumo già così dal pacchettino. Questo è il pacchetto, ovviamente voi non lo vedrete perché con la luce e la scatola bianca un pochino sfleccia. Io ho scelto la profumazione Monoi, non mi ricordo con che cosa dentro, sono terribile per questo. Guardate che carino il pacchettino. Oh mio Dio, l'odore è buonissimo e devo dire che io quando si parla di profumazioni sono un pochino particolare, nel senso che non mi piacciono proprio tutti i tipi di profumazione. Questa qui è la candela, molto molto carino, carina, cioè niente, oggi non ci azzecco una parola. Il profumo mi piace tantissimo e sono curiosissima di sentire come si sentirà il profumo una volta accesa la candela. E soprattutto sono super curiosa di vedere il gioiello che c'è dentro. Quindi ringrazio tantissimo My Jolie Candle per avermi mandato questa candela. Se vi interessa andate sul loro sito che vi lascio qui sotto in descrizione come al solito. Adesso passiamo a giocare con il make-up. Non ho neanche iniziato questo video e c'è una grandissima confusione su questa scrivania. Iniziamo dal correttore. Prima di tutto zoomiamo più vicini. E iniziamo ad applicare il correttore che è il Catrice Camouflage Cream. Questo qui già mi avete visto testarlo nel video di sabato, quindi se volete vedere come si comporta nell'arco di una giornata intera, vi consiglio di andare a vedere quel video. Devo dire, vi so già dire qualcosa su questo correttore perché ovviamente già l'ho testato. Credo sia una buona alternativa economica, anche se un pochino segna il contorno occhi, nel senso che si va ad infilare nelle pieghette. Quindi magari non è una buona alternativa se siete over 45,
all'incirca, diciamo, non voglio dire over 40, perché nel video che ho fatto sul il trucco, diciamo, anti-age overanta, ho detto delle cose dicendo ovviamente a seconda di della vostra età attuate più o meno le cose che vi dico in questo video. E le quarantenni super permalose si sono scagliate sotto quel video del tipo: tu pensi che a 40 anni abbiamo le rughe? Ragazzi, io la gente la trucco, vi garantisco che ci sono persone anche a 25 anni che hanno le rughe. Quindi se il consiglio non vi interessa, non ve la prendete sul personale, semplicemente non commentate e lasciate che quel video sia utile a chi ne ha veramente bisogno. Tutto quello che dico in ogni video non è che dovete metterlo per forza in pratica, serve a chi ne ha bisogno. Se voi arrivate a 45 anni e non avete una ruga, siete super fortunati, però c'è chi ce l'ha anche a 25 anni e ve lo posso garantire, perché di gente ne vedo davvero tanta. Detto ciò, passiamo all'applicazione del fondotinta. Voglio provare la spugnetta di Corazona, si chiama questo brand, che è questa spugnetta qui. Già l'ho bagnata, è super soffice e sono davvero curiosa di provarla. Quando era asciutta era piccolissima, l'ho bagnata, è diventata gigante. La consistenza non mi sembra per niente male, quindi voglio vedere come si comporterà con il fondotinta e con il correttore. Come fondotinta voglio utilizzare quello di LA Girl Pro Coverage HD e vado a fare un mix tra questo qui che è il Fair e il colore bianco. Questo qui è un ottimo fondotinta a coprenza medio-alta, perché è una pelle super secca, è un fondotinta molto molto idratante e la cosa bella è che è disponibile anche nel colore bianco, quindi se avete la pelle chiarissima potete prendere quel fondotinta e utilizzarlo per schiarire tutti i prodotti che magari acquistate e poi in realtà sono troppo scuri per voi. Iniziamo a vedere che cosa esce fuori con questa spugnettina. Primissimissime impressioni, ho fatto davvero solo la fronte, mi sembra molto carina, mi sembra anche che non si mangi tanto prodotto e la cosa mi piace. E devo dire che stende il fondotinta con una facilità pazzesca, cioè no, non so se taglierò qualche pezzettino in cui sto zitta in questo punto del video. Però, cioè, guardate, si sfuma davvero benissimo il fondotinta con questa spugnetta. Allora, come correttore, diciamo, illuminante non ho nulla da provare, quindi metto il mio solito di Maybelline, il Fit Me, che mi piace tantissimo. Anche qui, se avete una pelle secca e cercate un buon correttore, dovete assolutamente provare questo, perché credetemi, ve ne innamorerete. Proseguo con la spugnetta e nelle zone più grandi utilizzo il sederino della spugnetta. Invece qui nella zona del correttore vado ad utilizzare la punta. Vediamo come si comporta. Allora ragazzi, mi sembra molto molto bene. Mi è venuto in mente un video da girare, ma è tipo una roba da pazzi. Cioè, non so se qualcuno lo guarderà mai. Ditemi che cosa ne pensate qui sotto in un commento. Stavo pensando di caricare un tutorial senza tagliare niente, cioè farvi vedere quali sono realmente i retroscena di un tutorial registrato su YouTube, quindi farvi vedere quanto tempo ci impieghiamo davvero a sfumare gli ombretti, quanto tempo stiamo zitti e tagliamo nei video che poi vedete, quante volte magari sbagliamo la frase e la ripetiamo, perché uscirebbe fuori una cosa davvero bruttissima. Magari mi capita spesso di sbagliare l'italiano, poi mi rendo conto che ho detto una cavolata e ridico la frase, oppure parlo e poi faccio e quindi devo ripeterla nuovamente. Però uscirebbe fuori un video davvero lunghissimo, parliamo di circa un'oretta, qualcosa del genere, e potrebbe interessarvi, cioè tipo i veri retroscena di YouTube, qualcosa del genere. Fatemelo sapere in un commentino qui sotto, perché secondo me
per voi che non sapete come funziona il tutto, sarebbe davvero molto interessante. Adesso fisso il contorno occhi con la mia solita cipria, lo so, sono banalissima, uso sempre la stessa cipria. Utilizzo la mia solita terra che ancora non ho ricomprato, tra virgolette. Ve lo sto dicendo tipo da 2 mesi che devo comprarla. E niente, non è un prodotto nuovo, quindi ci vediamo tra un secondo. Utilizzo un blush di Corazona. Spero di dire bene il nome di questo brand. Praticamente il blush si chiama Soulmate Blusher, ma non capisco in realtà il colore. Cioè, credo sia Good Time, però non sono sicura che sia il nome o non so se magari è un'altra dicitura che sta qui dietro il blush. Questo qui, swatchandolo sulla mano, risultava molto diverso a come in realtà è nella cialdina, perché nella cialdina sembra tipo un marroncino, invece poi swatchato era un bellissimo pesca. Ne metto pochissimo alla volta perché non so quanto scriva, quanto sia pigmentato, e ho paura di farmi le guanciotte da Heidi. Voilà, anche il blush applicato, il colore mi sembra molto carino, leggermente più forte di come me lo aspettavo, quindi magari passo un pochino sopra con la spugnetta con i residui del fondotinta, così si va un po' a mimetizzare con quello che è rimasto qui sopra. Ora utilizzo un prodotto che ho già provato qualche volta, sono sincera, ed è questo illuminante di Ofra Cosmetics, che è la collaborazione tra Nikki Tutorials e appunto Ofra. Si chiama Everglow Highlighter. Dovete andarci non con mano leggera, ma di più, perché è un illuminante super mega iper qualsiasi cosa vi venga in mente scrivente. Se andate lì come un classico illuminante diventate tipo palla da discoteca, ma credetemi, realmente io faccio un mix tra questi due colori, ma ne prendo così davvero poco, batto via l'eccesso e lo applico sullo zigomo. Ne metto pochissimo alla volta perché è un illuminante molto bello, ma davvero tanto pigmentato che sembra quasi un ombretto. Quindi se non sto attenta è facile superare la riga del sì, mi piace tantissimo questo illuminante, e andare a oh mio Dio, forse ho esagerato. Ne metto davvero pochissimo. Ora, se vi piace l'effetto illuminante super strong tipo ragazzi americani, questo sarà perfetto per voi. Se invece cercate un illuminante molto naturale, probabilmente questo prodotto non fa per voi, optate per qualcosa di più leggero. Ok, passiamo a provare gli ombretti. Siccome ho soltanto questa palette che, cioè, soltanto sembra, non lo so, che io voglia sminuirla. No, non è assolutamente così, credo sia una palette stupenda e non vedo l'ora di spiaccicarmi questi colori sugli occhi. Però qui dentro c'è solo un colore opaco che è il nero, quindi ho preso un'altra palette che è la Soft Glam di Anastasia Beverly Hills, che contiene un pochino di marroncini opachi che possiamo utilizzare nella piega dell'occhio come colore di transizione. Quindi utilizzerò sì questa palette, però... No, scusate, volevo dire, utilizzerò sì questa palette, ma con il sostegno di quest'altra, per il semplice motivo che ho bisogno di colori opachi. Inizio a mettere il colore chiaro nella palette di Anastasia Beverly Hills sotto il sopracciglio, qui sull'angolino interno dell'occhio, come faccio sempre in ogni video. Utilizzo questo marroncino qui nella piega dell'occhio come colore di transizione. Ora faccio un mix tra il marroncino che abbiamo appena applicato e il nero in questa palette, così almeno creiamo un marroncino scuro. Cercherò di non fare casini, ma voglio cercare di utilizzare quanto più possibile questa palettina. Anzi, fatemi togliere il pennellino che c'è qui dentro. Il pennellino è super soffice, però non, diciamo che non permette di realizzare proprio una bella sfumatura, perché sono dei pennelli molto compatti. Allora, adesso una scelta durissima perché non so che colori utilizzare. Io andrei sul classico oro, ma mi avete visto milioni di volte utilizzare oro, quindi uscirò dalla mia comfort zone e metterò questa specie di prugna violettino qui e questo rosino qui. Anche se non è che è proprio intonato a come sono vestita, ma non ci avevo pensato ad abbinare il mio vestito a quello che poi avrei fatto con il trucco, quindi chi se ne frega, mettiamo quello che ci pare. Lo applico prima asciutto, così vi faccio vedere come si applica bene già da asciutto. Vi dico così perché ho già un'altra palette di Milani e so che comunque
Gli ombretti sono molto belli. Guardate già da asciutto comunque quanto scrive con un pennello. Se lo applicassi con il dito sarebbe ancora più scrivente. Ora, siccome voglio un po' più di vavavoom sugli occhi, prendo lo stesso ombretto e lo applico bagnato. In tanti mi chiedete: ma bagni il pennello e poi prelevi l'ombretto? O prelevi l'ombretto e poi lo bagni? Guardate quanto scrive: oh mio Dio, adoro gli ombretti di Milani. Allora, io prelevo l'ombretto con il pennello e lo bagno direttamente sul pennello. Quando poi ho finito, diciamo, la riserva che c'è qui sopra, ne prelevo dell'altro e se ho bisogno bagno ancora il pennello. Non faccio mai il contrario, perché altrimenti vado, diciamo, a bagnare troppo la cialdina e quello che succede è che si può formare quella sorta di crosticina sull'ombretto. Ok, prima di andare avanti ho assolutamente bisogno di un ombretto opaco marrone scuro, quindi utilizzo, fatemi vedere, prendo Rustic, che è questo marroncino qui, e lo metto nella piega dell'occhio. Metto lo stesso colore anche sulla parte inferiore dell'occhio. Ok, ora sempre con lo stesso pennello di prima, magari lo giro dall'altra parte così non si mischiano troppo i colori, prendo il rosino champagnino, è un colore molto particolare questo qui, vediamo applicato come risulta. Anche questo lo applico bagnato perché sono dei colori che secondo me vale la pena applicare bagnati. Lo metto qui nella parte iniziale dell'occhio. Oh mio Dio, mi piace tantissimo questo colore. Sapete quanto tempo è che volevo prendere questa palette? Come si chiama? Must Have Metallics? Sì. Non lo so, non so dirvi quanto tempo era che volevo prenderla. Era sempre sold out ogni volta che facevo l'ordine. Quindi sono troppo contenta di avere la possibilità finalmente di riuscire ad utilizzarla. Ok, diciamo che vi ho detto nell'angolo interno, ma alla fine l'ho portato un po' su tutta la palpebra. Mi piace davvero tantissimo questo colore. Ok, ora per cercare di utilizzare quanti più colori possibili, prendo il colore più chiaro con un pennellino piccolo e lo metto qui nell'angolino interno dell'occhio. Con un pennellino angolato prendo il nero e realizzo la mia solita linea di finto eyeliner all'attaccatura delle ciglia. Anche il nero è super scrivente, questa palettina almeno per il momento mi piace tantissimo, sono sicura che la utilizzerò un sacco. Adesso vado a mettere il mascara sia sopra che sotto e metto un paio di ciglia finte così vediamo che effetto dà il trucco degli occhi finito. Ok, siamo pronti per provare il rossetto. Voglio provare Doll Parts di Jeffree Star. Ho già provato l'altro che mi hanno mandato, che era Mannequin, se non sbaglio, che è bellissimo, mi piace tantissimo. E niente, vado ad applicare questo. Diciamo che non è che sia proprio in tono con la mia felpa. Colore bellissimo, però non trovo si abbini proprio al look che indosso in questo momento. Comunque, praticamente sì, credo di aver applicato tutto quanto, quindi posso darvi le mie considerazioni iniziali su questi prodotti. Devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa e colpita da tutti i prodotti che ho provato oggi. Sono curiosa di provarli nuovamente, vedere se come si comporteranno poi portandoli sul viso tutto il giorno. Devo dire che la cosa che mi ha colpito di più in assoluto e quella a cui veramente avrei dato meno credito rispetto a tutti è la spugnettina. Mi è piaciuta tantissimo, non vedo l'ora di riutilizzarla domani e magari di provarla anche con altri fondotinta e correttori per vedere se si comporta allo stesso modo. Non so neanche quanto sia il prezzo di questa spugnetta perché me l'hanno mandata, quindi non ho la minima idea, anzi forse la vado a cercare subito così vi faccio sapere. Allora, il prezzo è di 4,99€, quindi per niente male, mi aspettavo qualcosina di più sinceramente e quindi mi è piaciuta veramente un sacco. Alla fine costerebbe all'incirca come quelle di Real Techniques che utilizzo io, perché io ne prendo due per 9,99 su Amazon, il prezzo sarebbe esattamente lo stesso. Quindi ragazzi, vi farò sapere nei prossimi video, nei preferiti del mese, se questi prodotti continueranno a piacermi. Spero di avervi tenuto compagnia, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere in un commentino qui sotto cos'è la cosa che avete visto in questo video che vi è piaciuta di più di tutti. E soprattutto, oddio, già l'ho detto, niente, questo video proprio aiuto! Fatemi sapere se avete provato questi prodotti, non mi ricordo se già ve l'ho detto, ragazzi, aiuto, ve l'ho detto che soffro di perdita di memoria a breve termine, dico le cose e poi non mi ricordo. Comunque vi mando un grandissimo bacio, grazie per aver guardato questo video, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mua!
Ciao!